Il cigno nero è la metafora che Nassim Taleb, professore di finanza, scrittore, per molti anni anche trader a Wall Street, ha coniato per quegli eventi finanziari casuali difficili da prevedere, le cui conseguenze negative sono di grande portata per tutti. In un periodo dunque in cui si parla spesso di cigno nero e coronavirus, è interessante ripercorrere un po' quegli eventi degli ultimi 20 anni, diciamo così, della storia finanziaria, per cercare di capire quali sono stati gli effetti e soprattutto qual è stata la cadenza con i quali questi eventi improvvisi si sono verificati. E allora partiamo dal 1997. Il cigno nero che segnaliamo è la crisi finanziaria asiatica. Probabilmente la ricorderete tutti. È scoppiata al termine del sorprendente sviluppo economico delle tigri asiatiche, quindi parliamo di Sud Corea, Thailandia, Malesia, Indonesia, Singapore e Filippine. La crisi ha prodotto perdite per oltre il 70% nel valore delle monete dei mercati azionari di quei paesi. Lo sviluppo delle economie della regione, guidato dalle esportazioni, generò un forte afflusso di investimenti diretti e in seguito all'abbondanza delle risorse finanziarie, i governi e le imprese furono incentivati a indebitarsi con le banche per sostenere dei progetti che sicuramente erano molto ambiziosi. Le restrizioni monetarie della Fed, che fecero aumentare il corso del dollaro, si rifletterono poi sulle monete di alcuni di quei paesi esportatori che si erano proprio legate alla moneta americana. Un esempio, il Thai Baht, la moneta thailandese, dopo ampie oscillazioni fu svalutata in modo massiccio. Cioè in questo modo aveva diffuso l'instabilità nei paesi vicini. Andiamo al 2000, la bolla di internet, anche questo un evento che abbiamo tutti nella nostra memoria. Esplosa all'inizio del millennio, portò gli analisti finanziari del tempo che operavano sul mercato a farsi prendere dall'entusiasmo per l'avvento di internet e quindi gli investitori credettero in un mercato che però alla fine esplose letteralmente. Protagonista fu, in poche parole, la speculazione. L'indice Nasdaq è cresciuto da meno di 1000 del 1995 a 5048 del marzo 2000. Grandi aziende avevano immesso sul mercato enormi ordini di vendita, spargendo però il panico tra gli investitori. In poco tempo il mercato perse proprio il 10%. Ricordiamoci bene che la caduta dell'indice Nasdaq raggiunse proporzioni tali che ci vollero 15 anni per recuperare il livello dell'epoca. Andiamo oltre al 2001, l'assalto terroristico del 9 settembre, e questo ovviamente fu il classico cigno nero perché gli attacchi colsero tutti di sorpresa e peraltro i mercati erano ancora sotto l'effetto della bolla tecnologica di cui abbiamo appena parlato. Si può dare uno sguardo proprio ai numeri quando i mercati riaprirono i battenti il 17 settembre, dopo la più lunga chiusura dal 1933. La riapertura fu decisa proprio per evitare il caos e il panico da vendite, ma nel primo giorno di apertura le perdite delle borse furono maggiori del 7% del NISE. Andiamo avanti al 2008, parliamo del tracollo finanziario mondiale, questo è il più grande tracollo dei nostri tempi, secondo soltanto alla Grande Depressione degli anni 30, che cominciò nel settembre 2008. La bolla dei mutui subprime, che sosteneva un mercato fuori controllo dei prestiti per l'acquisto di abitazioni, alla fine scoppiò letteralmente. Quindi la tolleranza di banche e altre entità finanziarie nella concessione di credito aveva infatti superato ogni limite di prudenza. La Fed, in questo contesto, ha occupato un ruolo di assoluto rilievo prima, durante e dopo il disastro. Seguì nel 2009 la crisi del debito sovrano europeo, quindi di conseguenza ci fu anche la crisi finanziaria dell'Europa che seguì il tracollo finanziario statunitense proprio l'anno successivo. I primi segnali si ebbero con il fallimento del sistema bancario islandese, i cui effetti si diffusero a Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna. Andiamo velocemente nel 2011 con il disastro nucleare di Fukushima, un disastro naturale che ha causato un elevato numero di morti, di vittime, ma anche gravi scompensi finanziari in Giappone, la terza economia del mondo. E naturalmente sul piano economico le devastazioni furono di varia natura, i mercati azionari registrarono perdite del 16% per il Nikkei, del 2,4% per il Dow Jones, del 9,5% per Topix e 4% per il DAX. Ricordiamo che le vittime furono 28.000.
Nel 2014 invece abbiamo assistito alla crisi petrolifera, buona parte del primo decennio del nuovo millennio ha visto uno sviluppo sostenuto sia delle economie avanzate sia di quelle emergenti dell'America Latina e dell'Asia. Questa situazione ha determinato una forte domanda di beni, come accade in qualsiasi fase ciclica espansiva, a cominciare proprio dal petrolio. Andiamo avanti al 2015, ricorderete forse un giorno su tutti quello che è stato definito il lunedì nero cinese, fu il giorno in cui la borsa di Shanghai crollò dell'8,5% sulla notizia del rallentamento proprio dell'economia cinese. Poi ci furono altre cause che determinarono la caduta, ma questa fu la notizia principale. E poi arriviamo ai giorni nostri nel 2016 con tutto il caos della Brexit, una soluzione della Gran Bretagna che ancora non ha trovato un accordo totale con l'Unione Europea, ma insomma la saga, la soap opera, così come è stata definita, è nota a tutti e ancora oggi ne studiamo i riflessi per capire dove ci potrà portare. E per chiudere questo spazio informativo torniamo al 2020, coronavirus che proprio in apertura dell'anno ha lasciato tutti di sorpresa, quando per i mercati era decisamente un buon momento. Grazie per averci seguiti, grazie, queste sono le nostre pillole informative, a presto sulle fonti TV.